applauso in contumacia perché sta arrivando di corsa Sergio Brancato, poi questa cosa glielo racconteremo o provvederà la nostra amica Anna Comertino a farglielo arrivare, grazie a Simona Vassetti che ci accompagnerà. Siamo all'interno del foyer del Teatro Bellini, sono felicissima di essere qui alla prima del nuovo romanzo di Giancarlo Marino, Folkville, cronaca di una città leggendaria. Dico Charlie, dico raccontiamo qualcosa, ma soprattutto poi vi invitiamo ad acquistare il libro edito dalla Homo Scrivens, un libro affascinante, un libro che in qualche modo ci farà essere anche a noi protagonisti, per come è narrata la storia, tanti protagonisti, tanti personaggi, tante storie tra quello che è una realtà ma anche un gioco di fantasia. Ah sì, questa è la storia di Charlie, un gestore di una fumetteria in una città immaginaria, Folkville, ispirata alle metropoli americane. Scompare la sua ragazza e inizia un viaggio picaresco nei meandri della città. Qui incontra una serie di personaggi che rispecchiano l'immaginario delle leggende metropolitane. Infatti, in questo libro tutto ciò che è scritto è stato inventato da qualcun altro, in particolare dalla tradizione e dal folklore popolare, e rielaborata dal sottoscritto. È un horror come contenuti, ma ha tinte umoristiche in cui si ride anche. Giancarlo, tu sei un docente di scrittura creativa, quindi sicuramente hai tutti gli strumenti necessari, però quanta difficoltà ci si trova a dover scrivere un libro dove tanti sono i protagonisti e sono storie nelle storie? È tutto molto allora, bello per questo. Allora, sicuramente c'è un forte lavoro preparatorio. Io ho studiato e selezionato su vari testi e anche su materiale orale quali sono le leggende metropolitane più diffuse della civiltà occidentale, dai coccodrilli bianchi all'uomo falena, il chupacabra, persino la pantera, da cui il movimento degli anni 90 non è un fatto di cronaca avvenuta nelle campagne laziali come si pensi, ma è un elemento di questa pantera che si aggira nelle città, che è presente fin dagli anni 30 nel folklore metropolitano. Perché le persone devono acquistare Folkville? Perché devono entrare nella storia di questa città leggendaria che porta cronache, leggende e quant'altro? Per lasciarsi andare ad un racconto che spazia nell'immaginario, ma che è anche una cartina tornasole della nostra città, delle nostre metropoli. Allora, Giancarlo Marino, qui dal foyer del Teatro Diana, perdonatemi, del Teatro Bellini, tanti direttori che dovremmo andare ovunque a portarlo questo libro. E con lui ci rivediamo perché lo ripresenteremo, tanti ve lo consigliamo, lo trovate in tutte le librerie. Quindi non dimenticate, Folkville, cronaca di una città leggendaria, edito dalla Homo Scrivens, Giancarlo Marino qui con me, dal foyer del Teatro Bellini, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Carlo.